Nuovo tutorial! Questa volta da uomo, ecco, dopo tantissime richieste, uno scaldacollo da uomo. Ho pensato un qualcosa di molto giovanile, ma perché no anche da signore, eh? Certo. Allora, questo filato è fantastico, perché queste onde ho, ho semplificato il punto perché dovevo fare delle righe che sono righe brioche, per cui delle righe eh, che erano più a rilievo, ma ho semplificato il punto con delle maglie basse proprio. Per eh, far sì che tutte lo possano fare e non hanno dei piccoli, insomma, piccoli intoppi nel, nell'esecuzione, visto che siamo vicino a Natale e vogliamo creare, insomma, realizzare gli ultimi regalini, allora, perché no? Che sia veloce da realizzare. Questo filato ci permette, come vedete, eh, è irregolare: è uno stoppino, per cui è irregolare anche proprio come filato. Ve lo faccio vedere. Questo è quello che avanza del secondo gomitolo. Uno stoppino è irregolare, più fine e più largo, e si lavora con l'uncinetto numero 7. Sembra che ci siano, vedete, delle piccole noccioline, per cui è molto particolare. Allora, mio figlio non lo vuole assolutamente rifinito: lo vuole in questo modo perché va molto di moda, però voi lo potete rifinire con delle maglie basse, facendo due maglie basse per ogni maglia alta e poi lavorate le maglie basse con una maglia bassa. Semplicemente la cucitura non si vede. La cucitura non si vede, eccola qui. Devo andare a controllare. Dove eccola. Qui c'è la cucitura. Ovviamente, le onde, quando andate a chiudere il pannello, devono essere contrarie, cioè se lasciate le onde che siano prima maglia bassa e poi onda, dovete finire il pannello con maglia alta e poi maglia bassa. Qui è maglia bassa e maglia alta. che il pannello contrario, maglia alta e maglia bassa, il modulino. Per cui mh, è facile in questo modo e poi si va, si va a cucire semplicemente. Io ho cucito con l'uncinetto perché è più semplice. Allora andiamo a vedere subito le misure da, da chiuso. Allora vediamo subito le misure da chiuso. Ovviamente io vi lascio poi le misure da 28 centimetri 28 centimetri. E 30 centimetri, 30 poi in questo si allunga anche un pochino, Potrebbe essere anche 32, insomma, poi dipende. Non è proprio perfettissima la misura. Allora potete realizzarlo anche da donna più piccolino, perché è abbastanza largo. Potete realizzarlo anche da donna, perché no? Con un colore che ne so, beige, e oro, panna eh, e oro, panna argento per renderlo ancora più particolare e fare un regalo sia uomo che donna. Allora passiamo subito a vedere l'occorrente e poi al tutorial il filato che ho scelto per questo progetto è il Tuglia questo è il color polvere è veramente un filato fantastico ha il 33% di lana e il 67% di acrilico sono 120 metri consiglio di fare dal 6 al 7 e l'uncinetto dal 5,5-6 è bellissimo per questo progetto andiamo a lavorare con uncinetto 7 per iniziare il nostro progetto dobbiamo avviare 30 catenelle, è un multiplo di 6 per cui potete variare la lunghezza. Allora adesso iniziamo, dopo aver lavorato 30 catenelle, faccio 2 catenelle, entro con maglia alta nella terza contando da 1, 2 e 3 nella terza e vado a lavorare una maglia alta. Le due catenelle non corrispondono a un punto, per cui è semplicemente un avvio del lavoro. Per cui lavorata la prima maglia alta, lavoro la seconda, per cui vado a lavorare 6 maglie alte. Questa è la terza, la quarta e la quinta. questa è la sesta maglia. Qui andiamo a lavorare 6 maglie alte, vi ricordo ancora che le due maglie di avvio non contano. Adesso vado a lavorare delle maglie basse, qui 6 maglie basse. Per questo scaldacollo il punto è facilissimo, vado semplicemente ad alternare 6 maglie alte e 6 maglie basse. Questa è la quinta. Se non sbaglio, non ho contato: 1, 2, 3, 4, 5. Questa è la sesta. Di nuovo 6 maglie alte. Proseguo ad alternare le maglie alte con le 6 maglie basse fino al termine della riga. adesso che abbiamo terminato la riga e abbiamo lavorato le 6 maglie alte andiamo a lavorare ora 6 maglie alte girando il lavoro 2 catenelle e volto il lavoro per cui le due catenelle non le conto prendo il filo e vado a lavorare in costa retro 6 maglie alte la prima E la sesta adesso che abbiamo lavorato le 6 maglie alte andiamo a lavorare 6 maglie basse sempre in costa retro per cui vado a prendere sempre la costina dietro e lavoro 6 maglie basse questa è la terza la quarta la quinta e la sesta ora di nuovo 6 maglie alte ma sempre in costa retro per cui vado ad alternare 6 maglie alte e 6 maglie basse in costa retro fino alla fine della riga. Proseguiamo. Quando abbiamo terminato la riga dobbiamo adesso farlo sfalsato. Cosa significa? Andiamo a lavorare dove abbiamo lavorato le maglie alte andiamo a lavorare le maglie basse. Dove abbiamo lavorato le maglie basse, e le maglie alte per cui adesso maglie basse, una catenella e volto il lavoro. Vado sempre a lavorare in costa retro: per cui sei maglie basse, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta maglia e la sesta. Ora andiamo a lavorare maglie alte. La prima maglia alta vedete sopra le maglie basse, la seconda, la terza, la quarta sempre in costa retro, la quinta e la sesta. adesso andiamo a lavorare sempre la stessa sequenza quando giriamo il lavoro dove abbiamo lavorato le maglie basse andiamo a lavorare le maglie basse dove le maglie alte le maglie alte per cui due giri saranno di maglie alte cioè due righe di maglie alte due righe saranno di maglie basse due righe di maglie alte due righe di maglie basse si alterna per poter poi insomma arrivare a una larghezza che adesso andiamo a vedere Ecco qui ho terminato, andiamo a vedere le misure. Allora, vado a vedere la lunghezza, sono esattamente di 54, così si vede meglio, 54 centimetri. Vado a vedere la larghezza, esattamente sono 30 centimetri, eccoli qui, 30 centimetri. Allora, io ho fatto questa misura perché è perfetta, mio figlio lo vuole abbastanza, abbastanza stretto, però se vogliamo poi contare quanti, diciamo, moduli ho realizzato, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, 18 moduli io intendo questi, eh, per cui, insomma, come avete visto come ho contato, ecco, <ride> mi impiccio da sola, allora, sono 18 moduli, allora, adesso. Adesso andiamo a chiudere il nostro il nostro scaldacollo. Adesso realizziamo la cucitura. Messo a rovescio, mi raccomando, andiamo a cucire direttamente con l'uncinetto allora Una cosa che dovete stare attenti è che dovete proprio andare a lavorare. Adesso faccio il primo punto: andare a lavorare punto su punto. Mi raccomando, il primo punto lo vado a realizzare con una maglia bassissima, in questo modo. Allora, voi sapete che qui ci sono le maglie basse, da qui iniziano le maglie alte. Casomai, mettete i marcapunti ogni volta o andate a contare i propri punti. Non dovete Dovete fare proprio punto su punto, eh? Perché sennò poi l'onda si vede male. Allora vado a prendere il punto e il punto successivo, la prima costina, eccola qua, e maglia bassa senza, beh, scusate, bassissima senza tirare. L'importante è non tirare che se tirate, poi viene proprio, viene proprio arricciato. Noi dobbiamo fare in modo che la cucitura sia morbida. Vado, tiro un pochino così. E lo rendo morbido e controllo vado punto successivo sempre prima costina e vado in questo modo cioè io ve lo consiglio poi se avete qualche dubbio mettete il marcapunti ogni 6 così sapete che l'avete fatto preciso preciso che non avete saltato nessun punto ok morbido vedete qui eccolo qua il punto Costina eccola e vado proseguo fino al termine. Mi raccomando, controllate che non deve assolutamente tirare. Ho terminato la cucitura, allora non vedo la cucitura. Come vedete, lo, questo è lo scaldacollo. La cucitura viene talmente bene. Andiamo a vedere dov'è la cucitura. La cucitura è qui. Cui non si vede assolutamente, cui dovete andare a vedere all'interno per capire dov'è la cucitura, insomma, se fate come vi ho detto è perfetto. Infatti aggiungo anche che quando andate a cucire, ovviamente le onde devono essere contrarie, però io ve le ho contate, per cui, insomma, è perfetto, eh, diciamo, la cucitura. Allora, lo scaldacollo è terminato. Già vi ho dato le misure all'inizio, avete le misure del pannello. Per quanto riguarda la eh, rifinitura, potete rifinire il sotto, diciamo, i bordi con una maglia bassa. Io non lo faccio perché mio figlio non vuole assolutamente, lo vuole proprio così. Eh, dice più di moda. <ride> per cui, se insomma, è per un signore, preferite insomma, andare a fare una rifinitura, fatela. Eh, potete farla tranquillamente mio figlio lo vuole in questo modo e così lo lascio allora è proprio uno scaldacollo moderno bello con questo filato fantastico potete cambiare filato potete sostituirlo con un altro filato perché vi ho lasciato le misure per cui con le misure col centimetro fate un campione se utilizzate comunque un filato diverso e in quel caso sviluppate le catenelle e da lì il vostro lavoro è semplicissimo, semplice, semplice. Allora io vi saluto, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, facile, veloce, prima di Natale potete realizzare ancora tantissimi scaldacolo da uomo, ma perché, perché no, anche da donna. Un bacione e ci vediamo ai prossimi tutorial.